Le specie esotiche invasive sono una delle principali minacce alla biodiversità e all'integrità delle zone protette. L'Institut Agricole Regional, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e la Regione, da tre generazioni di progetti, cercano insieme delle soluzioni per informare la popolazione e trovare insieme soluzioni per controllare le specie invasive. È importante per tutti saper riconoscere le specie invasive, spesso ignorate anche se molto presenti e non di rado coltivate nei giardini privati, con ripercussioni negative su tutto l'ambiente. L'uso di sementi spontanee locali nelle operazioni di risemina è una possibile soluzione per la tutela dell'ambiente ed è uno strumento in più per i professionisti e le imprese del settore. Questo è il contesto con cui il progetto Restalp, finanziato dal programma Interreg Italia-Francia-Alcotra, concentra gli sforzi per ripristinare ecologicamente gli habitat danneggiati e per la promozione dei servizi ecosistemici nelle aree protette. L'Europa è qui, in Valle d'Aosta. Siamo al centro di Avavenot, in Val Savaranche, un centro dedicato alla lontra e alla fauna dell'acqua. Siamo qua però per mostrare il risultato della sperimentazione che abbiamo fatto all'interno del progetto Restalp per il recupero di due piccole aree, una a prateria montana, normale, da fieno, e l'altra a prateria umida. Qui possiamo vedere uno dei siti sperimentali dove è stato effettuato il ripristino ambientale. Sono state definite tutte le lavorazioni da eseguire e l'intervento è stato affidato dal parco ad una ditta esterna che ha realizzato i lavori. L'intervento ha dato buon esito, a distanza di qualche mese dalla realizzazione la copertura del terreno è perfetta e vedremo nelle prossime stagioni vegetative dal punto di vista qualitativo quali sono gli effetti sul periodo, diciamo, medio-lungo. Questi siti che sono disposti lungo il sentiero che porta a Pondelle, che è chiamato Cammino Balteo, gli uffici regionali che si occupano di sentieristica hanno eseguito dei lavori di sistemazione per il ripristino di piccole franette, piccoli dissesti, muretti a secco crollati e rendere nuovamente fruibile il sentiero. All'Institut Agricole abbiamo sviluppato un prototipo migliorativo di spazzolatrice perché, forti dell'esperienza di raccolte fatte con le macchine esistenti sul mercato, noi ne avevamo comprata una canadese, e ci siamo resi conto che c'erano alcuni aspetti che potevano essere migliorati. Questo è il poligono del Giappone, è una delle principali specie esotiche invasive che si stanno diffondendo in Valle d'Aosta ormai da anni. Si moltiplica soprattutto per via vegetativa e si diffonde soprattutto grazie al movimento terra, quindi siamo noi che la portiamo in giro. I suoi semi sono quasi sterili praticamente e quindi si diffonde un po' a macchia d'olio. Quando arriva in un prato, come in questo caso, si allarga la colonia e il problema è che ha delle radici molto profonde, molto estese e che ha la capacità di gettare radici da piccoli frammenti sia del fusto sia dell'apparato radicale. Con il progetto Restalp abbiamo sviluppato un'app per coinvolgere la popolazione nella segnalazione delle specie esotiche invasive. L'app si chiama AlienAlp e permette molto facilmente di indicare dove si trovano delle piante che sono appunto esotiche invasive, in modo da registrarle nell'osservatorio della biodiversità e sapere quindi segnalare dove è necessario fare degli interventi di estirpazione.